Ciao, eccolo, ciao Fabio Bianchi, buonasera, buonasera ragazzi, tutti? Tutto a posto, sì. Pasi, Passerotto, Vittorio Revecchi, Napi Michele, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti. Famoci una partita ragazzi, al buon New Adventure Island, uscito nel 92 per PC Engine. O il TurboGrafx, insomma. Allora, di chi stiamo parlando? Passerotto? Eccolo, Marcelox, ciao, ciao, buonasera, buonasera. Di che parliamo? Il 2 e il contrario? Di che parlate? Quindi lo giochi direttamente senza l'emulatore. Alex, ciao, Alex GGI, ciao. Ah, cioè, non capivo di che parlavate. Allora, questo invece è un capitolo che è uscito appunto su PC Engine, che è un 8-bit, ragazzi, eccezionale che ha fatto la storia, a proposito, dei videogiochi dell'intrattenimento casalingo, chiamiamolo così, no? Il PC Engine, mi raccomando. Letto il messaggio? Sì, l'ho letto, già, t'ho risposto anche. Ciao, brutale, ciao, ciao. Allora, questo invece ragazzi è un gioco che io ho sempre amato perché a me mi piace un sacco, che è che c'è un abbonamento. Ci abbiamo un abbonamento. Alessandro Rein si è abbonato per tutto il mese. Ciao, grazie. Ciao Ale. Grazie, grazie. Allora, questo l'abbiamo messo. È un clone di Wonder Boy. Diciamo che potrebbe essere. Praticamente, allora la storia di Wonder Boy con Adventure Island di Hudson Soft, insomma, c'è un po' di casino perché nasce Wonder Boy sviluppato da Escape nel 1986, se non sbaglio, per versione arcade, sviluppato appunto dalla Escape. Succede poi che Sega praticamente lo acquista subito e lo pubblica per la sala giochi. Però c'è di mezzo la Nintendo. La Nintendo dice: cavolo, io chi c'ha un sistema Sega può giocare a Wonder Boy. Come facciamo per far giocare un Wonder Boy anche su Nintendo? Allora viene fuori la Escape che dice: lo diamo in licenza alla Hudson Soft. E la Hudson Soft praticamente, diciamo che sistema un po' gli sprite, un po' la grafica, però ce l'ha in licenza, quindi non c'è stato un vero e proprio plagio. Praticamente la Escape dice: io lo sviluppo e lo faccio pubblicare alla Hudson Soft e per questo motivo vengono cambiati gli sprite e qualche altro, insomma, i nemici, eccetera, eccetera. Soprattutto il primo è molto simile a Wonder Boy. Già Adventure Island 2 diciamo che prende una piega, una strada molto diversa rispetto a quello che poi sarà Wonder Boy e quindi diciamo che di plagio proprio vero e proprio non si può parlare perché appunto è un gioco che è stato rifatto praticamente proprio nel vero senso della parola. Allora, poi, buonasera Peppe Iron, ciao ciao, buonasera, buonasera a te. Poi nel 1992 arriva la Hudson Soft e dice: ma come, non famo una versione per PC Engine? Cazzarola, famo un New Adventure Island con una grafica della Madonna come la state a vedere, sonoro bellissimo perché il PC Engine insomma era capace di questo e di tanto altro, ci ha fatto vedere insomma tantissime belle conversioni e quindi esce appunto il New Adventure Island per PC Engine o TurboGrafx 16 a seconda, PC Engine in America, TurboGrafx in Giappone, TurboGrafx 16 praticamente uscito in America. In Europa non c'è avuto mai una vera e propria distribuzione, quindi diciamo che quello che ci è arrivato è PC Engine e tutto quanto di importazione, quindi ci siamo dovuti accontentare come sempre nella vecchia Europa. Azz, un altro simile a Wonder Boy. Allora, eccolo qua, giochiamo con l'arcade stick perché meglio di tutti i giochi per PC Engine si giocano tranquillamente con l'arcade stick. Ciao Zeciaki, ciao ciao, sono stato incasinato di lavoro in questo periodo, non ho potuto seguire quasi niente. Ci sono novità per il canale Ale, ci sono novità che ce lo sbloccano il 29 giugno, quindi fino al 29 giugno sarà tutto fermo. Purtroppo io non posso fare nulla, più che belle sopra. Quindi per il canale YouTube continueremo a fare qualche bello stream dopo il 29 giugno. Prepariamoci ragazzi, perché faremo una bella serata di ritorno. Semmai me lo apriranno più questa possibilità di fare stream praticamente. Ci faremo appunto una bella seratona. Allora,
Sì, ti avevo risposto, Jess, ti avevo risposto. Ti avevo risposto che devo tirarlo giù perché non lo conosco. Allora, andiamo a fare questo gioco, mettiamoci belli comodi perché chi ci sarà ad incazzarsi come sempre. Tasto start, forza e coraggio, stage 1. Allora, ci sono quattro livelli, al quarto praticamente di ogni mondo si incontra il bossone. Eccolo qua. Ciao Matteo. Vai. Qua, se non sbaglio, non c'è la possibilità di correre. O non so se sia tutti qui insieme. No, no, non c'è la possibilità di correre. Vediamo, vediamo. Ai! Chiappata in pieno. Skateboard, eccolo, si può correre. Niente. Con lo skateboard. Com'è i volumi, ragazzi? È tutto a posto? Oppure è fastidioso? C'è voce alta, gioco alto. Questo è il checkpoint, praticamente. Vai, vai, vai con l'angioletto. L'angioletto praticamente è come su Wonder Boy. Tutto ok, bene, meglio così. Su Wonder Boy praticamente l'angioletto è no, non cominciamo. Non mi ammazza, fatta. Cominciamo a fare i salvataggi, ragazzi, perché sono veramente una capra io, Allora, cominciamo a salvare perché sennò un po' mi ammazza, dopo mi incazzo. Skatepunk. Allora, vediamo, ma non so, non c'è un tasto per correre, mi sbaglio? Pensavo che ci fosse anche un tasto per correre. Mi sbaglio. Ciao Xenon, buonasera. Allora, vediamo un po'. Livello numero 2. Allora, andiamo a vedere chi è che sta da di che non ho visto. Ciao Fabio, eccolo, buonasera Fabio. Questo l'avevo anche recensito sul canale YouTube. Avevo fatto una mezz'oretta, 20 minuti di gioco, insomma. Gioco comunque all'inizio puccettoso, sembra tutto carino, poi dopo quando vai avanti ti fa incazzare come una bestia, veramente. Guarda, io gioco molto molto meglio con OO Take, però è una questione anche dopo ognuno, no? De gusti. No! Cominciamo a cascare sotto. De gusti personali, quindi io con OO Take vado senza problemi. Io l'ho provato tempo fa. Quella banana che si agita inquieta. Oh! Qual è la banana che si agita? Ah, quella! Occhio, no, Ale, cominciamo, dopo io comincio a fare casini vari. Vai, ragazzi, PC Engine, come sempre dico, è veramente spettacolare. Guardate, ragazzi, che grafica di quello che era capace. Pensare che fondamentalmente viene considerato da tutti un 8-bit, praticamente è comunque una macchina delle meraviglie, secondo me. Eccolo qua, checkpoint con salvataggio incorporato. Che c'è qui? Ah, oh, pigliamo l'ascia. È perché qua c'è diverse armi rispetto al Adventure Island. Praticamente ci sono molte più armi rispetto, ce n'è, se non sbaglio, 4, le frecce e lance, oppure chiamiamole. A parte che adesso li vedremo, no? Checkpoint, salvataggio, finiamo il livello. Guarda, Mr. Maxelox, praticamente vai sul nostro canale, sul mio canale YouTube, e c'è proprio un tutorial che spiega come scaricarlo e come settarlo. A parte che dei settaggi non è che c'è bisogno, perché è talmente semplice questo emulatore. Sì, Snorlax, sì, è sempre loro, quelli che ha fatto anche tanti altri giochi, insomma, tra cui anche, ehi, Bomberman, e niente, mi ammazza.
Lo so, c'hai ragione. Ti garba più lo skate rispetto all'altro. Quello è quello sulla versione Commodore 64, ragazzi. Ah, è veramente una cattiveria utilizzarlo. Eccolo! No, Ale, sono una capra proprio, Sono un capron. Ciao Andrea, eccolo. Buonasera a te, carissimo. Mi sono finito la vita. Nori! E se non piglio, eccola. Eccola. Piglia pure questa, per sto a finire la vita, ragazzi, Voglia de Mao. Dovevo salvare. Niente, niente, no, no, no. Non sto a fare un bel lavoro, Pamparappa. Che schivata l'hai vista, fra. All'ultimo secondo e poi mi ammazzava immediatamente. Ciao, Alex. Ah, beh, no, non salutai a me, ma vi salutavo prima. Dopo io perseguo, E dai, niente. Paparapam. Vai. Allora sono una capra. Porco diavolo, porco porco diavolo, boia. Porca. Posta che è tre volte che muoio sullo stesso punto, O forse quattro, forse anche quattro. No! Wonder Boy, esatto. Oh, io l'ho fatta una volta. Fammi un po' salvare. Finivo un po' sto livello. Ok, mo siamo arrivati al boss. Quindi salviamo. Vediamo un po' il bossone qua che ci dice. Su stronzaccio bastardo. Pesta i piedi perché è incazzato Peppe, capito? Andiamo. Cominciamo con i ragni, Oh, yabba! Cucciate, non si cuccia. Porca puttana Eva, troia. Porca. Ciao, come Nikos? No, no, vai tranquillo, ma cominciamo da 10 minuti, quarto. E costava anche dire la Madonna, sì, perché come dicevo all'inizio, praticamente... dai, allora sono veramente un capro, dindola un bondolo. Ciao Alex, buonasera, buonasera. E costava il PC Engine, costava tanto dalle nostre parti, perché praticamente non c'aveva una vera e propria... distribuzione, porco! Mi sto per incazzare, Non c'aveva una vera e propria distribuzione in Europa e quindi costava un sacco, anche perché era tutto di importazione, i giochi costava l'occhio della testa, un occhio della testa, e adesso praticamente anche di più. Se è possibile. Neo Geo anche. Perché nessuno non mi fa ria? Qua c'è da saltare, No. Ma io secondo me perché non mi corre? Fatemi un po' provare.
troppo. C'era un tasto per correre, ma non lo trovo. Vedi? C'è qualcosa che non va, ragazzi. Mi aspettate un secondo? Voglio fare una prova. Voglio fare una prova. Codocca, vediamo un po'. Allora. Vediamo. Se me lo fa configurare bene. Aspetta, eh. Allora, app. Non lo so. Vediamo un po'. No, l'ho fatta a doppia direzione, che non mi corre. Mi sa che per correre... No, Turbo Speed l'ho messo su off. Però vedi, è perché... Vedi, non mi ci arriva su. Aspettatemi un secondo. Fatemi fare un'altra cosa. Porco il diavolo, stasera cominciamo subito a incazzarci come bestie, eh? Allora... Proviamoci così, vediamo se col pad funziona. Eccolo, vedi? Non mi funzionava questo. Apposta niente facevo. Ok, capito tutto. Allora era tutto qui. Allora lo giochiamo con questo, ragazzi, che è più semplice che con l'arcade stick. Vediamo un po'. Che cazzo avevo toccato, non lo so manco io. Mi sa, allora, fatemi vedere, ecco, staccato tutto, vediamo, aspetta, no, ho attaccato e staccato l'arcade stick praticamente, Michè, voglio vedere perché mi dava quell'errore. Era un errore dell'arcade stick apposta, ma io ero sicuro al 100% che si poteva correre. Dio Marturello. Allora, abbiamo detto. Ok, vediamo. Configura. Vediamo se adesso me lo fa configurare a Cristo. Adesso vediamo, eh. Allora, approviamoci. Oh, vedi. Io, mio errore. Vai, cominciamo senza incazzarci più di tanto, eh. Forza. Che ho staccato tutto praticamente. Vai. Vedi che adesso va. Porco il diavolo. E prima non mi, praticamente abbiamo fatto i primi due livelli sempre a velocità leggera. Ma io ero sicuro perché ci ho giocato mille volte, dico, boh, stasera gli ha pigliato un corpo. Porco diavolo, adesso qua, niente, lancio, sì, vedi che adesso ci arrivo. Tutti i nodi vengono al pettine, capito? Questi che madonna è, i diavoli, chi è questi? No! So veramente un capro, eh? I'm a capron. Come un treno adesso. Ok. Abbiamo ripreso in mano la situazione, boia de mao. Situazione abbondantemente ripresa in mano. Forza, ragazzi. Amalosca come sartemode. Zompo come un grillo. Il grillo del marchese sempre zompa, come dice Sordi, no? Arco tindo, occhio, vai, chiappiamo a lui. No, però so veramente un capro. Porco...
sono veramente una bestia sto gioco. No! Forza, ragnacci, ci salviamo sempre noi, sopra. Allora, lo prendo, dai, piamo. Che PM? E frecce, voglio via i frecce. Qua su c'è il boss, qua su c'è il boss. Mi fiolo, lo spendo di fuori. Allora, c'è a chiapparlo sulla testa, come tutti i boss. Che madonna, ma tira una sfiammata. Ma tira una sfiammata di cose. Ma se io pio... No! Se tenevo le... Le scuri. Via via via. Quant'è che c'ho da fare con questi boss di Wonder Boy e affini? Forza! Morì arrabbito. Eccolo qua, il primo bambino che abbiamo salvato. The first bimb. Abbiamo salvato the first bimb. Questo è il figliolo di Andrea che diceva che... Qua c'è lo showtime, showtime. Io adesso mi levo la maglietta perché già fo 7449 gradi. Vai. Tututum, salviamo. Stage 2/1. Porca miseria, ragazzi, come corro. Corro veramente come un diavolo. Oh. C'è una leggera somiglianza, dice Michele, tra me e lui. Non mi saltà dietro. Non mi saltà. Voglia di zizzolan. Ci ho fatto. Perseverare diabolico. Oh, mamma mia, qui sì. E dai. Devi sapere meno, mi fiolo. Andrè, c'hai ragione pure te. Mamma mia. Oh, porco diavolo, boia. Come si fa questa? Ecco. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni pure te. Occhio. Altri culi ci vuole. Vediamo un po'. Oh, come zompo. Zompo che para un usignolo. Ah no, quello era accanto. Come un usignolo. Guarda questa qui dietro. Dietro c'è il vulcano che erbutta. Checkpoint. Sì, ho capito, ma quanti cazzi con ne tira? Copiavi così? Il boomerang con la V. Boni! Boni, salviamo. Mamma mia, e dai, porco diavolo. No, lì. Niente, io persevero, Perseverare è diabolico, e io persevero. Wow, chissà che cazzo, malo diavolo, ho salvato, ho saltato. Mamma mia, questo. Oh, 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 oh. Che devia, questo, fammi salvare. Chi, ragazzi, serata, famosa serata tranquilla. No, no, eccolo. Famosa serata tranquilla, ci sarà la piazza di infarto. Ciao Andrea, eccolo. Oh, adesso mi sono messo giù pure a dormire. Allora, 2-2. Vediamo un po'. Pizzica pure chi sotto a scucchia. Porco, questo fa venire a vomità. Questo l'occhi, l'occhi, ragazzi, per quando ho finito. Mi se. Praticamente mi fuo a cataratta stasera. No, non ci pigliano a caso, Ale. Ecco. Porco il diavolo. Lo dico sempre. Vai, vai, vai. Oh, oh, oh.
Oh! Non devo cambiare l'arma, eh. Questa adesso se la tenemmo. Ok. Teniamoci l'arma. Questo è l'artificio del camadocca. Chi t'ha programmato gli deve pia un colpo. Un colpo gli deve pia. Lo boomerang ammazza tutti, esatto, c'hai ragione, veramente. Facciamoli buoni, eh. Porco. Che se mi chiudo a tempo. Vai, salto. Brava. Il ranocchio bastardo, guarda, è tutta... Oh! Che cazzo di bestia era quella? Nico, sali! Salvamo, Salvamo skate, no, non era lo skateboard. Chi mi ha dato tutta la vita? Ciao Brandonene, ciao carissimo. Oh, occhio. Checkpoint. Vedi che cazzo con le bestie è queste qui sotto? Queste che? Chi che famo? Pigliamo le lance? E piglio? Wow! Mi vuole far pigliare per forza! Che madonna è! Chi ragazzi ci vuole una concentrazione? Veramente! Porca miseria, secondo livello! E quando ho vinto? Che fai? Meni a tutti di casa! Salto in lungo! Oni! Dai plastico! Piano! Ci fammo pia sempre dalla fuga, Ale! Eccolo! Sal... Ah no, finito! T'ha cazzato, vedi tu! È bestiaci, c'hai ragione, ma... Allora, qui siamo sospesi nel... Ricci rotolanti, Michele! Ciao! È Tarzanello questo più che Tarzanino, Emily. Ale, chiudici oggi pure. Ah, ho questo. Piano. Mamma mia, cominciamo con i polpi. Madca madosca. Che c'è da chi? Che me trovo? Che là? No! Fammi via! Ah, la parco! Lo so, Ale, siamo tutti sulla stessa barca, purtroppo. Porco il diavolo d'indolo! Voglia de Mao! E chi ragazzi non è un gioco per chi c'ha fuga come me, io c'ho fuga sempre, no? Allora. No! Ciao Silvia, ecco, non t'avevo visto. Boni. Fammi salvare, va. Giusto per. Checkpoint. Cazzo me ne frega i checkpoint, tanto io salvo. No! Oh, l'ho fatta! Ciao Silvia. L'ho fatta corta. E cazzo, ma è difficile ragazzi, eh! Alla faccia di loro!
Viva la faccia vostra, come dice la nonna. Buono, salva. No, le voglia di zio. Visto che best. Oh! Pure un pappagallo, mochia pavo. Dai, dico! Mi fai salvare? No! Ho salvato davanti! Porco dito, sono un babbeo veramente con 3B proprio. Via! Porca Eva! Difficile, mamma mia, altro che. Eccoci qua, siamo al cospetto del prossimo boss. Vediamo un po' il boss. E Aminanzane è praticamente quella, è la stessa che su Wonder Boy è la morte, no? Ma te dimmi se sei il ranocchio. C'ho un po' culo, eh. Qui dove si va? Pochissima vita, ragazzi. Occhio! Porca. Salviamo, eh. Cioè, questo, ragazzi, è molto più frenetico rispetto a Wonder Boy, però molto molto più frenetico. Miau! Chi è? To, io questa, ne voglio lanci. Porco. Vai, andiamo al cospetto del bossone. Questo che ci tira? I peccai? Oh, questo ci piace, acciocciate. Bene, 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 bene. Bom. E lui che fa così. Adesso c'è lo showtime. Vediamo un po' lo showtime stavolta che balletto ci fa. Vai. Ci fa tutto un balletto un po' così questo, eh. Fa, ah, fa pure. A posto. Il ghiaccio. Non ci voglio manco pensare sul ghiaccio. Quante volte posso crepare. Non ci voglio manco pensare. Sì, infatti per fermarsi è che c'è un casino. Ecco, con lo skateboard sicuramente io mi farò delle sane botte in piscina. Buoni. Forza che non ci ammazzano giù, a meno che non mi hai butto dentro. Andiamo piano, Ale! Mamma mia, quanto fuggia ve! Buono, salvo! Mamma mia, sarti! E il grillo, come ho detto prima, il grillo del marchese è sempre zoppo! Guarda, la so! Sono un babbeo proprio! Orpiano, trovami la zana! Oh. No, lì! No, Ale! Sotto ci voglio andare, eh! Sì. Break dance, visto Brando Nene, faccia tutto un po'. Ti luppoli di mezzo. Messaggio, mi arriva un messaggio, chi sarà? Complimenti per il giro di skate. Visto una volta glielo fa. No! Una volta gliel'ho fatta fa un livello con skateboard. Allora fammi salvare, va. Occhio. E poi, ah, qui si ti ammazza pure le cose. La melanzana è assolutamente un malus perché ti consuma tutta l'energia. Ciao Robby, buonasera. Buona lì. Mi sto per incazzare già, eh. Mi fai vedere. Allora. Ciao Destiny, ciao, buonasera, buonasera a te.
Aspetta, che mi arriva un messaggio, se ne vedo chi è, perché aspettavo una comunicazione. Mi sorella, questa è mia sorella, sono sicuro, perché vi dico. Niente, niente, mia sorella questa è. Allora, approviamoci. Vai, forza e coraggio. Queste fotute, dai, dai, ragazzi. Questo già vedo che è un livello, ragazzi, da bestemmia assoluta. E chi? E qui? E qui che casca l'asino? A chi è c'è dai voglia de mao. Sì, era mia sorella, ma mandano foto di mio nipote. Un classico. Ho capito te, però porca puttana. E che cazzo volò. Porco di dindo. Fermati. Porco di diavolo. Trantor Gem, ciao, ciao. Trantorra Gem. Si sa, gli avrò chiappa un nome. Affermarsi non è facile, perché quando stai di corsa. Beccheru. Fermati Piero, no, no. Esatto. Io sono entrato giusto sulla mezza veste. No, Ale, cominciamo. Guarda tutto di corsa! Tutto di corsa! Aspetta che salvo! Mamma mia, ragazzi! Eh no, ecco lì mi serviva, vedi, la non dovia, la boia del diavolo! Alla questa. No, a parte che c'è tanto con queste non mi. La pietra. Occhio, occhio! Ah! Quindi si ammazza! Non ne sapesse! No Silvia, guarda, sto giocando con questo. Sto giocando con l'arcade stick. Porco dindo, mi sto incazzando come una bestia, tra parentesi. Vai! Orr. Comprato o fatto, Robby? No, no, ho comprato. Occhio, eh! No! Ecca madosca! Qua hai salvato ovunque, saltato! Che bello! Ah, bello che ci sembra anche a me averlo. Guarda che su Amazon si trova a 20, 30 euro. Io ho fatto da un sito inglese, chi è? Quelli che sta anche su Instagram? No, Ale. Chi è quelli, Robby, chi è quelli tutti fatti di legno? Wow. So veramente una capra, ragazzi, però è difficile, non è. Non c'ho. No, fermati prima, fermati prima. Ale. Alla.
Vediamoci un po' in rincorsa, saltone. E dai! No, infatti per 30 euro è... vale i soldi che è, voglio dire, no. Assolutamente d'accordo. Buoni. Oh, ho paura. Guarda. Guarda Peppe, che se dura sei mamma mia, a parte vabbè che ne comprai tre in 4 mesi. Però se dura sei mamma mia significa che dura. Wow. Io pezzi comprati qui. Ah, e poi l'hai fatto da solo. Buona. Oh, ok, ok. Dopo. Oh, vai! Che non ci ammazza nessuno con l'angioletto. Con la fata, come si chiama? La fata, l'angelo. Che era qui? Oh! Ehi, c'era un segretone. Grande segreto trovato. No, non ho salvato, non ho salvato. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ah, oh, no. So veramente, dai, ma sono una capra proprio. Eccola, fata, vai. Lo sta. Guarda qui su, eh. Occhio. Allora, salviamo. Grande. Questo che spara. E bestie. Esatto, esatto. Era un cattivo in sala giochi. Qua ragazzi è tutta di ghiaccio e lo uso su Raspberry, certo ci credo. Vai di skateboard. Porco papparapapapapa. Non so se sia stata una bella idea via su skateboard. Aspetta, ci provo, dai. Non pigliamo lo skateboard, vediamo se gliela faccio. Peggio, peggio, meglio di no. Allora proviamoci. Tanto mi pare che con o senza so comunque il capro. Vai. Ah, queste palle di fuoco. A spada di fuoco salva. Ah! A spada di fuoco praticamente. Questi che è porchi mascherati da... Che c'è lassù? Il demonio? No, Ale, no, porco. Basta, ci salvo. C'è. Wow. Voglio vedere che c'è lassù. Cazzo, tutto cavolo c'è. Porca miseria, porca Fede Capriccio. E non vedo chi, ragazzi, in vedo niente. Fede Capriccio, grazie per il follow. Grazie, grazie mille. Intanto io ricarico perché ho fatto un casino. Boia de Mao. Cioè, sto sparo è bello. Prova solo in giù, vedi. Piano. Piano. No. Col diavolo. Porca, porca Eva. Ciao, Koji. Ah, aspetta, Che c'era? Voglio vedere che era. Ma va. Il latte. No. No, checkpoint. Niente da fare. Sto caprando, ragazzi, e non cablando, capranno proprio. Occhio. Salviamo. Oh, oh,
Aspetta un attimo, aspetta che adesso viene il bel imboost e dai! Che giochi Adventure Island, questo si chiama New Adventure Island per PC Engine. Però scia, la saga è quella. Scusa, se io non mi giro, no? Oh, guarda che testa di cavolo! È scomparso il mio... Fammi salvare. Che ci sopportiamo, ciò? Che è che ci ha dato? Questo chi mi spara? Ah! Continuo porco di sbulbacchio. Pao! Ciò chi è Pao? Mamma mia come spiccia, ragazzi! Basta, non ci vuoi più i soldi. Che poi non hai i soldi, è la frutta! Guarda il lupo come zompa! Boh! ma ha fregato, capito? E niente. Porca miseria, porca! Sì, perché mi è andato giù tutto in una botta? E... mi fai via sta cosa? Che è chi? Voglio sapere che è. Ah, gli spari. Allora, chi mi devo passare? Vai, che lo starta. Starta sto cavolo. Porca madonna, Andrea, hai visto che roba? Questo va veramente vini da incazzarsi pure un... dai, però io non ci sto, stasera non ci sto. Perché? Fo un casino. Giù. Oh. Dopo 44 volte gliel'abbiamo fatta, ci salvo sopra, così impara. Ma chi c'era? Ah, qua c'è il demonio. Vai! Grande! Guarda l'uomo sul fuoco! Che te morisse il porco lì casa! Non lo consento, non lo consento, va bene! Adesso andiamo a fare il boss e vediamo un po' che ci dice. Ma chi è il Semenzara? Se ne vada in seconda classe vedrà che starà benissimo. Ciao Cotton, ciao! Buoni Buoni Porco! Questo... Allora, lo sparo con... non l'ho visto, stavo a salvare io. Lo sparo così come è concepito non è brutto. Il problema è che spara solo basso, capito? Spara troppo in basso. E dai no! Questa è però cattiveria. Questa è cattiveria di programmazione. Non c'è altre parole per definirla, è cattiveria. Guarda quello dietro! Guarda quello dietro! Wow! Boia del tizzolo! Camadosca! Ragni! Joe! Niente, non posso manco salvare perché l'ho fatto tutto ad un fiato! Vai! Grande! Salviamoci! Forza che siamo arrivati al bossone! Mamma mia, impestavo veramente. Boomerang! Adesso abbiamo il boomerang. Andiamo su. Andiamo a fare il boss col boomerang. Vediamo un po'. Che madonna è? Un frate embriaco? Che spara lui? Mamma mia. Sì, ho capito. Tipo lo strintro. Toh. Quei frecci. Silenzio! Chi è che prega? E la smetta di toccarmi il culo. Questo c'è da aggredirlo. Da aggredire un cazzo.
la terribile acqua per tieni. C'hai ragione, Michè. Però un barco d'indolo la vedo dura, c'hai ragione, Chester. Carissimo, ciao, buonasera. Ciao Silvia, buonanotte. Bon nuit. Visti che vi pigliasse un colpo tutti addosso a me, gli dirà. Oh, oh, oh. Gli diventai Loki Rushi. Ciao Loki Rushi. Loki Rushi sarebbe Rossi, eh? Nel mio dialetto. Porca e... andiamo subito a salutare che c'è un'iscrizione al stare. Grazie, grazie per l'abbonamento, carissimo. Grazie. Grazie, carissimo. Allora, un attimo che sto a sudare, ragazzi, mi pare di star fa sauna. Allora, 1, 2, 3, vai! E lance. Forse verranno meglio cose, non lo so, non lo so. Pensa quelli dopo. Se è tosto questo, questo è il terzo, ce n'è 8. Porco diavolo, porco tinto. Pa, 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 pa. No, guarda, stasera no, Michè. Stasera è... sarà 15 gradi. Ha piovuto tutto il giorno. E infatti dopo ci provo col boomerang per te. Wow. Sudo come un cammello nel deserto. Allora proviamo col boomerang, vai. Vai. Col salto. Androidian, ciao, 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 buonasera. Voglia de ma, guarda. Oh, ma se mi dite una cosa, se io ci rio con questo sparocchino di merda. Se io ci rio con lo sparone magico. Vediamo un po'. Lo so. Fammi saltare, fammi saltare. Ragazzi, dopo io mi inveleno come un'ape. Come fai a non velenarti come un'ape? Questa voglio capire come si fa io. Le frecce mi sembrano l'arma migliore. Vai, una morretta, Andrea, vediamo un po'. Questo se sparo spara in basso, infatti, Dio Marturello, e dopo io ho capito ce l'ho. Io, eccola, no, 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 vai, eccola, me ne voleva. Oh, e vaffate tante il culo. Dai, che mi fa? Dritto per dritto, porta dritto, dobbiamo salvare il terzo fiolo. E lui si è indormito pure, vedi un attimo, si è messo giù un po'. Mi si è messo giù, giù, giù. Osteria, Luco, tutù non si può vedere, salvato. Luco, il tutù non si può vedere che fa. C'hai ragione, Morini d'arte, ciao. È che sto sempre vasto, invece dovrei star su. Vedo con un po' di postura, un po' di cattivo. Allora, chi è che ci starà? Il demonio in persona?
e scende in intermezzo, Andrea, veramente qualche cosa, qualche cosa di assurdo. Questo grande, gli ho dato una fucilata, porca Eva. Oh, scimmio, che madonna era scimmia, ma che era, una scimmia mannara? E la storia dice che non è i figli, sono i paggetti del matrimonio praticamente, no? Perché lui si stava per sposare, dopo aver finito Adventure Island, praticamente si stava per sposare, invece arriva sto bastardo che rapisce tutti sti figlioli e gli dice adesso valli a trovare e a salvare un famone. No, lo sapevo. Arcominciamo. Che c'è qui? Che c'è? Oh, Kimmer Trouk. Oh, 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 oh. Salvo, eh. Ora qui su come va là. Cioè, di tutto. Di tutto e di più c'è su sto gioco. Orsi ballerini. Nole! Indolatro. Era una scimmia, mannaia. No, no, no. Dopo io me lasso via subito, capito? Dopo una vittoria mi c'ho sempre sta sto sorriso. È un segno che devi giocare a tocchi. Dici? Oh, no. E no, un'altra volta. Morì ammazzata. Pura cosa lì. Cocorito. No, 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 no. Boia di zunzo. Sono troppo tranquillo stasera, dici. E dai, boia di Mao, boia. Oh, ma c'ho pochissima vita, non me l'ho accorto. È perché... Dici di giocare. Vabbè, dai, il rotto della stasera, ragazzi, stavo veramente mi sa che ho esagerato un pochino l'altra sera, mi sono fatto proprio pigliare dalla cattiveria, guarda, da loro. Oh, che madonna è tutto. Lo skateboard, come vedete, cazzo, come vedi. Questo, Michele, è 1992. Allora, mi ho detto che lo skateboard è meglio non pigliato, eh? E io infatti lo pigliavo subito. Mamma mia, signore! Che Dio ce ne liberi! Vai! Che non c'è... Chi è, oh? Topo Gigio? Senti... i soldi! Para para pa pa para pa 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 pa. Ragazzi, sto in un mare di merda perché ho salvato. Ecco, avevo salvato mentre stavo. No, i topi. Oh, ma quello mi ha saltato. Mi ha saltato sopra in arricchia praticamente. No! Buoni, eh? Ah, ci ho fatto. Dopo ditemi se non sono un imbecille. Ditemi se non sono un imbecille. Fo 5 volte lo stesso errore. Però con su skateboard del merda. E infatti il skateboard bisogna che lo lascio. Dio sardo. Dio mare. Porca.
salvamo, eh. E dai, porca madò. Ragazzi, c'ho veramente una sfiga. Toh! Ti ci piglio pure lo skateboard. Sì, lo skateboard, il boomerang. Queste non lo capisco mai, se palle di merda, se... E dai, Ale, porco dinci, porco. Allora. Sì, questa si ammazza col boomerang, ragazzi, ammazza tutto. Mazza pure, anche stermina anche i maiali, come ha detto Padre Antuono. Wow. Occhio! Occhio! Dai, che mi si finisce l'energia! Babbuino! Buona, salvati! So se sta una bella idea salvata lì! Fammi piazza mela, sapera! Salvati! Dio gastroenterologo, veramente! No, Ale! Stiamo già attenti, eh! Chi che c'è da fare? Oh? Montagne russe, che è? Salto della morte. Il topastro. Quanto ti è per finire sul livello? Mezza giornata, ecco. Checkpoint? No, siamo arrivati, siamo arrivati. Mamma mia. Vedemmo, i modi di crepare sono uno meglio dell'altro. C'hai ragione. Chassen. C'hai ragionissimo. Forza! Forza e coraggio! Guarda questo, eh. Andate a vedere. Cavolo, cosa è orribile sta salita. Oh, no! Ah, però. Respiriamo, insomma. Per modo di dire. A posto. Pa. No, 8. Mi pare 8, Andrea, in totale. 8 boss. Quando corre, ragazzi, che... Ah! Che ce dai? Dacci il latte. Ciao, mannaia, ciao. Buonasera. Allora, sera Alex, come andiamo? Sera Giazzo, sono riuscito a passare a fare un saluto, tra poco mi continuo a studiare. 8 dischi. Vai, mannaia, vai tranquillo, ci mancherebbe. Oh! Ci mancherebbe, fai quello che devi fare. Questi come si ammazza? Quando si apre? Sì. Allora ci salvo sopra, così che impara. Mamma mia, signore mio. Che ce dai chi? L'arma batteriologica no! Vai qua! Occhio! Ma sta salia mi fa venire umida! Guarda questa, eh! Grande! Oh, non posso salvare perché non c'ho più vita! Se salvo poi moro, vuoi che io moro? Dacci lo latte. Oh! Salviamo, giave. Che sparo di merda, esatto. Ti hanno dato immagini in pace su Messenger che riguarda giocate tipo l'altra sera del gioco del ninja. Sì, dopo gli do un occhio allora. Ma sul Messenger della pagina o mio? Infatti era più potente secondo me, anche perché è quella che non trovi in giro, è quella che trovi solo su è come un segreto, insomma, sulle uova. Il problema è che spara verso il basso e quindi è quello, infatti, quello che dicevo io, perché dai, e quindi già hai un raggio d'azione molto molto rosicato, no, rispetto a questa che si salta, eh. Guarda qui su, porco il panzico. No!
fammi salvare perché devo una botta nel suddetto culo, ecco, appena l'ho detto. non poteva. Non può piovere per sempre, non mi poteva cibare per sempre, no? Sì, e chi come cazzo può passare? La potenza è nulla senza controllo, è vero. Ma boia de Mao, qua come si fa? Come si fa a saltar lì, raga? Aspetta, 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 fammi capire perché mi sto incazzando come una bestia, eh? E quando scende? Ah! Era più facile di quello che sembrava, sì. No, l'arma! Guarda lui, che è un cinghiale mannaro? Grazie, il corpo a te rode. Che madonna ma tirao, boia di zumba. Adesso mi tengo qui su e sparo, eh? Me ne frega un cazzo. L'armadillo, esatto. Ho capito, ma se te continui a spararmi da chi? Mamma mia! Un cinghiale mannaro. Il gioco impossibile di sabato mannaia si chiama Tiger Road. Vai con lo showtime. Pure un po'. Come un pulcello da scogliera. Great Swordman, sì, come no, assolutamente. Assolutamente. Ceppo di montagna, sì. De scherma se non sbaglio, no? È Great Swarm, insomma, simula. Porco. Ho buttato un occhio, mannaia. Oh. Ciao, ciao, carissimo. 37, non veniva fumare dillo, 1373505, ciao carissimo. E tiriamo avanti. Tiriamo avanti e proviamo a non cazzarci più e tanto con Adventure Island. Questa sarta, questa è nata proprio dove. Kamadotsky, delettela. Poi non lo salvava da capo. Ragazzi, effettone pioggia del PC Engine, ragazzi, che metteva paura per l'epoca, eh? No, ah sì. Io rinascerò come un pulcello da scudiera, oppure migrerò. Oh! Ricordi che salta il rospo, esatto. Non ci sorriamo, non ci sorriamo proprio. Mi gita. Oh. Io dico dindolatro. No. Dopo io mi butto il relax, capito? Sembra che. Oh, gliel'abbiamo fatta. Sia lodato. Chi per lui? No,
e dai, però veramente. Regia a livello là. Che madonna è chi le cose. E nuvole che me dare. Guarda che roba, guarda che roba. Che cazzo si era fumati. Il ritornello è identico. Lo so. Mamma mia, chi mi è andata veramente di gran culo, eh. Salviamo, eh. I soldi, la frutta. Dai, Ale. C'è un livellino di difficoltà un po' esagerato per certi punti, eh. A posto, Wisdom e Mazza. Qua mi gira di culo, salviamo. Che madonna è quello? Che animalaccio era quello? Wow, una droga. Aspetta che matto tutto lo latte. Tutti il... Porco dindo. Ah! E dai, ma chiede una difficoltà, ragazzi, veramente imbarazzante. Dai, porco. Bella! Salvo! Non salviamo, salviamo. Vai. E namma. Che è questa? Che ci tiri i figli? Buttela di sotto, mamma mia. A livello là. Se ci mancai solo te, eh. Fatto un po' mostra, no, un'altra volta. Chi più la più, qua c'è la neve, qua c'è il sole, pochi cermasi. Ah, che roba, ah, che roba. Un altro livello sa neve ci servia. Che è chi? Ostia, l'effetto della neve che cade. Non avevo capito che era fiocchi di neve, pensavo mi ammazzava. Vai, oh, e chi comincia di sua salita, forza. Ciao mannaia, ciao, ci mancherebbe, fai quello che devi fare. Tanto io sono sempre qua. Non so se sia stata una bella idea, Pia, se lanci qua. Oh, mi ho fatto ammazzare. Oh! Gigio. No, non mi scivola perché... Prima era ghiaccio, capito? Lo scivolava. Adesso invece sta nevicando adesso, quindi è... Guarda qui suo. Che madonna mi ha tirato! Porco... No, da capo, Ale. Da capo l'ho fatto. Sono veramente un babbuino. I'm a babbuin! Io sai che non le prenderei le frecce. Andrei avanti con... con i miei boomerang. Voi che dite? Grande. Io andrei avanti con i boomerang, con due O. Fammi un po' salva. Che mi tira? Che mi tira? Una madonna, ragazzi, sei difficile. Ciao Simone, eccolo. Buonasera a te, carissimo. Porco. Qua ce n'è uno che salta. Uno che salta. Un altro. E no.
Dindolo, dindolo, chi me cerca, io lo so, boia de... Che c'è chi? Un ovaccio? Che c'ha? No, spari questi. Via, fammolo saltare. Uno che salta, uno che salta. Ciao Simo, tutto bene? Sì. Tutto bien. Ecco. Occhio. Meglio ancora in malattia. E che un'altra volta. No! E nada vabbè. E vabbè Simo, tanto devi dirti vabbè prima di tornare al lavoro. Non è che. Non è che puoi fa. Eccolo. Mamma mia, mamma mia. Fumo. Oh, cazzo me ne frega. Allora. Qua c'è un sole che pacca le pietre. Occhio, cominciamo male, eh? Cominciamo male. Pa, 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 pa. Chi starta di tutto? Starta sto cavolo. Beh dai, co diavolo. Che vera, c'era misi insieme? Wow. Porco il diavolo! Porca Eva ragazzi, ma è tanti loro! Cioè, come cazzo fai senza... senza salvare? Un'altra volta. L'ho fatta corta, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Buono. Salvami. Salviamoci da qui. Na madonna, oh, oh, e quanti siete? 6 milioni, miliardi. Mamma mia. Ne pio. No, eh. Ne voglio via. Wow. Non ti ho capito, aspetta. No, ne volevo queste, non le voglio, ne voglio. Che gioco è Simone? Che non ho capito. Che no, un attimo sto a guardare qua. Che ci dai? Oh, una vita. Ci può servire, dai, ma. Getting over it, overheat, non lo so che cos'è. Porco diavolo, parapapà. Non lo so, ci guardo molto volentieri. Come da tuo consiglio. No! Mamma mia, è andata bene. Un gioco fatto apposta per incazzarsi. Allora, praticamente è un gioco per me. No, no. Chi trova una botta di culo, dai.
Ciao Justin, buonasera, buonasera a te, ciao. Esatto, non c'è una vera e propria distribuzione in Italia e in Europa, e quindi bisogna cercarlo. Allora, facciamo questo bosso. Fatemi che io da parte mia non l'ho visto mai, eh. Se ne sentiva parlare, come capito, come una cosa misteriosa che c'era, ma che poi magari andavi, porco diavolo, quanti è questi? Andavi su una città magari grande e potevi trovare qualcuno che tramite vie traverse te lo trovava, però ecco. Ci ho fatto la recensione, sì, esatto. Tempo fa l'avevo recensito, sì. Allora, qua bisogna che mi calmo un attimo io. E porco. Allora, proviamo ad andarci con i. Ciao Wonderboy, ciao! C'erano pubblicità su Zap, però poi era difficile a trovarle. The Alligator, orca madonzca! Buono, eh? Ti incazza! Oh. E quando muori? Martedì prossimo? Sì, solo che dura. Mamma mia, mi ha sfiorato. Grande. E che mi dici, Michele? Io uguale, eh? Ce n'avevo pochissimi originali, purtroppo. Allora, che mo' fatto? Ma 10 e tre quarti già. Volevo giocare a mezz'ora stasera, eh? Questa è un po'. Ho mangiato stasera? Stasera ho mangiato fagiolini, patate lesse con fagiolini tutti insieme e pollo alla piastra. Voi che pensate di mangiare, perché? No! Che ho fatto? Ah, non l'avevo salvato! Mi sa che sei alla fine. Ah, mamma mia, mi fa una schiena! Ho appena pagato l'affitto via web. I tuoi porci di sottofondo in sottofondo erano perfetti per l'occasione. Fa un po' 6 pezzi di pizza, bene, bene, bene. Boh, vediamo un po'. Qua dopo c'è il deserto. Frittata con asparagi, che non è male, che non è male. Io non sono un grande amante degli asparagi, però con certi certi piatti. Ma perché mi sbicia? Perché sono sulle ruins. Occhio, occhio, noi pigliamo questo, dai. Ce n'è un altro, eh. Seppia in umido. Questo pare un livello di Ghost in Ghost. Porco.
arrosto e pasta al forno, che non è male pure te. Insomma, dai, ci trattammo per porca puttana, budella, porca Eva. No, Ale! E niente, sto un attimo... Allora, aspetta, salviamo. E porco diavolo, come si fa? Se lo salto... Eccolo. Vedi, c'è sempre una soluzione. No! Ho salvato da qui, ho salvato da qui. Ecco. Famo cazzare, ragazzi, che manco castrato. Aspetta, vai. No, Ale. Mi sono finito la vita. Le ruins. Fammi piglia un po' di vita. No! This world... Aspetta che non leggo. Ah, su MSX2, sì, sì. Solo che porco... Mi pare che siamo... No, ho salvato da qui. Ho salvato senza vita. Ma mi sbaglio giù un par di belle botte di culo però. Oltre, ecco, che pare appena l'ho detto. Ho salvato da qui senza vita, raga. Purtroppo. Dammi la vita. No! Ho detto dammi la vita. Allora, qua, ecco, l'uovo non lo devo prendere. No, Ale. No, è porco dindo, l'ho detto adesso. Oh! Fammi rabbia che c'ho pochissima vita. Guarda qui tu, guarda quello dove mi spara. Wow, in pieno. Questo come si fa? No. Forse devo salvare da qua. Ci devo salvare, devo saltare. Allora, vediamo un po'. Cazzi, che livello è questo? Qua è caldo, mi sa, eh? C'è il sole proprio che... Che madonna è, struzzi! Vermi, non lo prendo. Ale e due.
Che madonna è? Che m'ha tirato? Aspetta, non mi fa salvare adesso perché mi incastro. E lanci noi pigliamo e mi cago in testa, è vero. E porca Eva, mi pare questo comincia a essere ben impestato, eh. Dietro il cammello sulle piramidi, chi è che l'ha visto? Dale! No! Mi tira la merda, Andrea, sì. E dai, questo un attimo. Mi pare che questo è un momento ostico. Anche agnostico. Topo Ciccio, pochi manca, dai. Manca un scimmio. Dammi un scimmio, l'abbiamo visti tutti. Due topi cici. Gli scorpio. Un col condor a merda. Oh. Che c'è? A che altro ci dai? I porco spini, i porco tindi, ma anche il mauzur lì, infatti poi siamo tutti. Occhio. Niente, su pezzo chi che. Ecco. Bisogna. Oh, gliel'avevo fatta. Ce n'è un altro sicuro. Na madonna. Topian. Di più non mi serve. I cammelli mannari. Chi che siamo? Sulla torre. Questa è una torre? Diciamo che alla fine si è voluto un po' sbizzarrire, eh? Torri. Così. Diavolacci, bestie rare. Allora. No, e muore così come l'altra sera. Questi teschi dei Black de. No! I teschi dei Tiger Road, quelli mi pareva, eh. Questo che me darrà? No! Non li voglio! Questa. Oh, ogni tanto anche una botta di culo non è che ci dispiace, eh! Grande! Todas la vidas! Mazzeri a tutti! Piano! Andiamo piano! Io fa un pezzetto e salvo, raga, perché. Ah beh, mi pare che non ci avevo chiappato. E l'ultimo. L'ultimo tanto me lo va. In qualche modo me lo va un po' di vita, no? Dice cazzo. A questo non chiappavo mai. Secondo voi? Salto. Tavaric! Mamma mia. Questo è praticamente un. Un labirinto. Guarda che era. Orca Eva Duliniette. No! Mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, intanto è praticamente l'Hudson Soft, voglio quando ha sviluppato Adventure Island, era non la risposta a Wonder Boy, ma era un
una collaborazione di loro con la Escape per poter portare questo gioco sui sistemi Nintendo. Era nata così. Poi dopo su PC Engine è tutta un'altra cosa, però sì, il processore è 8 bit, poi se non sbaglio però il processore grafico è 16 o comunque o comunque mi sembra una cosa del genere, non è tutto 8 bit proprio, porco diavolo. E niente, questa mi fa via per forza, me la messa lì, buoni. E porca Eva, ragazzi. Battle Joyland. Chi c'è? Un follow, veniamo a salutarlo, dai. Ricominciamo. Red Wind X73. Ciao. Ciao, grazie per il follow, amico. Beh, mi pare che chi... Stiamo crescendo, il livello di difficoltà, ragazzi. No! E lì mi sa che mi fermo. Allora, prima dell'ultimo mi sa che mi fermo, ricordatemelo, vai! Ce l'ho, eccolo! Questo mancava, che sparava. Ah, oh! Un altro non ce n'è? Questi che spara da sotto, benissimo. Siamo tutti, dai. Porca miseria, porca puttana, dimone un'altra. Beccherò, vai che andiamo a fare il bossone, vai, fermati. Vai, vediamo un po' il bossone fatto con... Questo che spara, te? Questo già mi pare che non è facile. Questo mi pare proprio che non è facile. Brunza tenuto il conto dei peccati che ho detto. Allora, devo capire. Allora, se io sto fermo un cazzo. O salvo in mezzo Joyland 90-91, chi lo sa. Poi è diventato Aushan. Andiamo all'Aushan. Centro commerciale Aushan. E na madonna. No! Però porco. Quasi quasi ci provo a pigliare le cose. Aushalan. Salvamo. Occhiali. Porco, dai che ho salvato qua. Ci proviamo. Proviamoci, vai. Mm.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Come no, come no, il mercoledì escono le recensioni, sempre, no? Allora, che volevamo fare? Volevamo smettere, sono finito io. Non ce l'ha fatta adesso, visto Peppe? Chi ha già? Non ce l'ha fatto Sil. Eh sì, è l'ultimo, mi sa, fa. Niente. No, no, perché non sapevo quanto andava avanti, allora dico... Oh, Ale! Via un po' di vita, allora posso risalvare. Niente, appena l'ho detto mi ammazzavo. Appena l'ho detto mi ammazzavo. Porco. Chi ragazzi ne è facile, proprio. Dire qualcosa, porco diavolo. Dai, prima gliel'avevo fatta, porca puttana. E lì mi sa che c'è da saltare allora. Porco bambinello. Dai, Ale, stiamoci attenti. Chi c'è Ale? Mamma mia! Visto che mi dire, bestie, che mi ha tirato? Sai che siamo proprio al termine, raga. Ah, quello è, mi pareva una sfera d'energia. Orca puttana, mi sono guardato pure sopra. Oh, sta morte mica mi ha rotto i coglioni. Un francese. Che, come si trasforma lui? Che madonna è questa? Una scimmia mannara? Stavo a dire, mi sta caricando un cazzotto. No, questo si chiama New Adventure Island per PC Engine. In teoria ho salvato. Eccola la principessa che ci avremmo salvata stasera. Che ci dici a mo? Che ne so, ma sono tutto fermo. Se lui che fa. sì, ecco, gli abbiamo fatto pure stasera. Pare clerici.
grazie ragazzi, 16.000 salvataggi però iremo fatta, dai, pure stasera via, è andata bene. Oh signore, pensavo peggio, dai, 1 ora e 53 ragazzi, e se lo dici da credici, mi raccomando, un parto ma ci siamo riusciti, via. Ci siamo divertiti pure stasera, forza, Wonderboy è la parola del cuoco. Allora, una mezz'oretta, Simo, che ti ho detto, no? Dico, mezz'ora così giochiamo. Direi che questa è andata un po' meglio, sì. E adesso sì, un pochetto di Tiger Rod, io lo farei, giusto per incazzarmi prima di andare a dormire, proprio, definitivamente. Vabbè, raga, mezz'ora era impossibile, esatto. No, adesso andiamo a dormire, ragazzi, 11, sono stanco, veramente, e domani è un'altra giornataccia lunga, lunghissima. Poi mercoledì ci passa il Giro d'Italia qua, quindi non si lavora perché ci chiude tutto, strade e casino. Il Giro d'Italia arriva d'osimo, Michè, arriva d'osimo, il Giro d'Italia mercoledì, e quindi qua chiudono le strade perché io sto a 10 km da Osimo, quindi non si lavorerà, quindi domani sera possiamo fare qualche cosa un po' più di tranquillità. Scusate. Allora, buonanotte a tutti ragazzi, ci siamo divertiti pure stasera, mister Andrea che culo, e beh, vabbè, giusto, dai. E niente, dicevo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto quattro belle risate grasse, mi sono incazzato, 10 minuti di Metal Slug 6. Allora, ci vediamo, ciao Prisca, ciao Zegaggi a tutti quanti, ciao Fabio, buonanotte. Grazie Michè, pure a te, bella partita, ci siamo divertiti, dai. Beppe Iron, Coco Tony Wilf 11, un casino, 371373505, buonanotte. Andrea Junior, il buon Andrea, in memoria di Scarponi, giusto? No, sì, passa pure, insomma, per casa sua e passa a Filtrano apposta per questo motivo, quindi. Presto, Coco. X Gauch, Basi e tutti quanti il resto. Ciao Alex, buonasera Alex CGI, Chess Flyer, mi sa di no, buonanotte a tutti. Dai, riposiamoci, ci vediamo domani. Brandoneni, ciao, buonanotte. Brunzo, anche a te, hanno rapito la credici. Alstar 84 e tutti quanti, ragazzi, grazie come sempre, insomma, che siete in tanti, ci divertimo, insomma. Buonanotte a tutti, a domani. E Simone, non ti avevo salutato, mi ricorderò molto volentieri, Simone, grazie. Oh, e mo fatti i primi due livelli, ragazzi, senza mai correre, perché non mi funzionava il tasto per correre. Ti do un occhio. Buonanotte. Ciao ragazzi, grazie a tutti come sempre. Buonanotte a tutti. Ciao.